Il 28 febbraio sarà il giorno dedicato dall'Accademia delle Belle Arti di Macerata alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico e al conferimento del premio Svoboda al talento artistico e creativo, titolo di accademico onorario, all'imprenditore Francesco Casoli. Questo è un anno che in qualche modo diventa di verifica e di puntualizzazione di quelli che sono i successi ottenuti in questi primi mandati. È chiaro che è un anno importante, è un anno che ci consolida nella consapevolezza dell'importanza della nostra istituzione, non solo per lo sviluppo del numero degli iscritti, ma anche per lo sviluppo del numero delle scuole, dei percorsi formativi. In questo sviluppo della nostra istituzione fondamentale è stato il rapporto e il confronto con le università estere. E quindi è venuto spontaneo il titolo dell'anno inaugurale dell'anno accademico, e cioè la centralità dell'arte nei processi di qualità e di internazionalizzazione. La spazialità di questo tema investe l'artigianato, investe il pensiero creativo, la produzione creativa, investe il sistema dei distretti culturali, investe il marketing territoriale. Cioè noi lavoriamo sull'immagine, lavoriamo sui materiali della tradizione e nello stesso tempo lavoriamo su un immaginario collettivo che viene già prefigurato dalle intuizioni artistiche. Quindi un anno in qualche modo conclusivo, ma nello stesso tempo di inizio per poter consolidare questi successi.